Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! No, aspettate. Ciao ragazzi! Ciao È ragazzi! sempre in È mezzo. sempre in mezzo come Pierino. È come il Ciao ragazzi, prezzemolo. prezzemolino! Tan, 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 vabbè, ragazzi, Rocco, mentre mi ciuccia il dito, vi saluta. Ok. Allora, cosa facciamo? Di cosa Non lo parliamo so oggi? io. Oggi parliamo di una cosa. Di un qualcosa che tra breve succederà. Sì, esatto, parliamo delle ipotetiche previsioni, perché quest'anno è difficile prevedere qualunque cosa del Mister Olimpia. Parliamo, Scusate, che mi sono mangiato la felpa. qui Rocco Ok. è agitato. Mister Olimpia, categoria Open, Sì, ovviamente, sì. del Mister Olimpia, Quando si parla di Olimpia, si parla di tutte Open. le altre categorie, Classic, Physique, ecc, magari un'altra volta. Oggi parliamo di quella che forse per il primo anno della storia, Sì. Sì, così numeroso, un sacco di concorrenti ci sono. 36 atleti, Sono tanti, sono veramente sono tanti. E tantissimi. tutti di ottimo livello. Tutti di ottimo livello, ma difatti la difficoltà della previsione è proprio questa. Allora, ci sono stati alcuni atleti che ovviamente si sono qualificati vincendo la Esatto, loro quanti gara, sono? sono 28, mi sembra 28. 28, e poi gli altri hanno preso la qualifica con i Con i punti. Io punti. mi sono segnato un po' di cose qua perché sono talmente tanti che poi ci si dimentica. E c'è da dire una cosa. Che un conto è fare una gara, magari inizio dell'anno, vincerla, prendere la qualifica e prepararsi per l'Olimpia. Certo, si ha il focus solo su una gara. È il tempo di crescere, di tirarsi. È un Certo. conto prendere la qualifica 2 settimane prima dell'Olimpia, dopo che hai fatto 50 gare per accumulare punti, Esatto, e arrivi che lo ovviamente. stress è a mille, poi anche la preparazione non è come, cioè c'è il rischio anche Il fisico risponde, di non è che sbagliare tutte le qualcosina, volte la sì. risposta è quella migliore, quindi insomma c'è anche da dire che questi ragazzi si sono fatti un mazzo tanto, Certo, ok? Quindi onore al fatto che onore, hanno. onore al merito di comunque essere arrivati su quel palco, che poi chi vinca o meno lo vedremo, però chiunque è su quel palco quest'anno, chapeau Chapeau. perché. Ma arrivare tra i primi 15, va bene, la top 10 è già è difficoltoso perché visto gli atleti, poi con tutte le caratteristiche ovviamente che hanno, ognuno ha una caratteristica diversa, c'è Sì. quello bello con la linea, c'è quello con una massa muscolare pazzesca. Ma la difficoltà è proprio questa qua, no? E strutturalmente sono Cioè, molto diversi l'uno strutturalmente la dall'altro. differenza che c'è è proprio forse, no, senza il forse, e non è, in tanti hanno detto l'Olimpia migliore di sempre. Vabbè, non esiste l'Olimpia migliore di sempre perché ogni anno Dipende poi è dai periodi, diverso, certo. no? Ogni anno è diverso, ci sono state edizioni straordinarie. Ma quest'anno è sicuramente il più competitivo, Certo. perché è quello in cui ci sono una quantità di atleti forti, tali da dire la Madonna, cioè Eh sì, poi tutti lì più o meno, tutti eh. lì, tutti in super forma. Cioè, riuscire a perché poi ovviamente dalle fotografie, dai video, no? Dei check che fanno, è Ma non è. difficile giudicare, no? Ma chiunque di questi ragazzi arriverà al top della forma sarà un osso duro per gli Duro per gli altri. altri, Cioè, è certo. una roba che non si capisce. Sì, vabbè, la gara si fa sul palco, È ovviamente, sempre certo. come si dice di solito, anzi, come si dice Diamo un po' di sempre. nomi. Io me ne sono Però segnati, vediamo ragazzi, che i nomi che ci. sono Vabbè, tanti. quelli. Vabbè, i più conosciuti. Vabbè, Walker è quello più sulla bocca di tutti. Ma effettivamente, dai top guru, non è nei primi dieci. No, se ne parla Se ne poco. parla poco, se ne parla più tra noi, no? Tra Certo. le persone, tra i fans, ma molto meno dietro le quinte. Non so perché, perché effettivamente, ragazzi, dall'anno scorso a quest'anno è un altro atleta.
Sì, vabbè, poi ognuno ha i suoi gusti. Poi no. Dopo mi piacerebbe che tu dai la tua classifica, certo. E io do la mia, sì, per sì, una sì, questione no, proprio. Sì, beh, difficilmente si può dare una classifica. Io non riesco a dare una classifica. Approssimativamente io do una mia classifica. Ok, ok, ok. Se può interessare. Cioè, eh? Ovvio. Allora, beh, Walker, ok. Big Ramy, io credo che sia imbattibile. Allora, preparato da Chad Nichols, che racconta che ovviamente sarà nella sua edizione migliore di sempre, sì. Nella sua condizione allora. Migliore. Quindi, ragazzi, la vedo molto dura. Sì, perché masse ce ne sono, ma ce ne sono, scusate, poi se raggiunge il tiraggio come dovrebbe essere. Pare che sia più tirato dell'anno scorso, a 2 settimane dall'Olimpia è già più tirato dell'anno scorso in gara, più grosso, quindi più volumi, e con la vita più stretta, cioè con la vita stretta quanto era l'anno scorso, che era più solo piccolo. Sì, esatto. Ok, quindi ragazzi, cioè, diventa... dura battere uno speriamo così. Speriamo che non lo penalizzino per le cose che ultimamente si sentono, esatto, su di lui. Stavo dicendo, esatto. Allora, c'è un però, secondo me, che però non è detto che i giudici valuteranno, perché se è veramente una forma pazzesca. Allora, ci sono queste 2 depressioni muscolari qui sulle gambe, certo. sul quadricipite, che ragazzi si vedono... Sì, però abbastanza, non penso che lo penalizzino, perché allora anche in passato, va bene, ma ce l'aveva alcuni... anche l'anno scorso. Sì, poi, ma ancora prima, cioè quando si parla ovviamente di aggiunte, tipo il sintolo, cioè ci sono stati atleti che in passato ne hanno fatto strauso, sì, sì. E non sono beh, mai stati penalizzati, sono migliorate, certo. Abbiamo fatto un video nel quale facevamo vedere la condizione delle spalle un paio di mesi fa, che erano... Devo dire che sono rientrate, no, sì, sì, adesso sì. Le spalle sono normali, però ci sono questi 2 buchi. Sulle gambe, non sul, diciamo, sul vasto esterno. Non diciamo altro, però insomma, va bene. Comunque secondo me, la condizione, se lui arriva in condizione, è imbattibile secondo esatto. me. Esatto, poi vabbè, Aidy Chopin. È un altro che ragazzi, quando è in condizione, è tanta roba. Sì, è vero, però secondo me non è, posso dare il mio parere, non certo. è l'immagine che loro vogliono, perché lui non è uno da social, non è uno che si pubblicizza, non è uno che... Purtroppo nel mondo esatto. bodybuilding, se non parli l'americano, non parli l'inglese, sei già tagliato fuori, se non viaggi questi un po'. Sono i suoi limiti. Sono un po' i suoi limiti, però effettivamente è in super forma, quindi non è il mostro di, no, di dimensioni, il freak, però... Beh, bello impressivo quando va sul palco, eh. Esatto, c'ha delle separazioni muscolari, ma delle rotondità. Ma questa densità pazzesca, esatto, questa proprio densità incredibile. Densità pazzesca. Poi c'è Labrada, Hunter Labrada. Troppo giovane ancora. Esatto. A me personalmente piace moltissimo. Dall'anno scorso ma a non è piccolino neanche lui, no, guarda no, che no, no. Reggi i confronti con Walker, eh? Assolutamente, cioè, è grosso, però ancora un po' immaturo, un po' acerbo, secondo me un anno o due sì, non ha ancora quelle, a mio parere non ha ancora quelle separazioni profonde, sì. E quei dettagli che si costruiscono col tempo e con gli anni di allenamento e con le diete. Cioè, per un certo periodo. Sì, sì, esattamente. Per cui secondo me quest'anno sarà ovvio in una forma eccezionale, ma... Il nome non conta? Chi lo sa? Cioè, la Brada, non è che parliamo di un figlio d'arte. Figlio d'arte. E quindi a volte i figli d'arte sono penalizzati perché si fa il confronto con quello che era il papà. No? Però insomma, vedremo. Poi c'è Samson Daouda. Ma io non l'ho visto personalmente sulle foto, però mi dicono tutti che è in straforma. Sì, in straforma un che po' è una come struttura pazzesca. Lui e Andrew Jacket sono forse quei due che i guru, parliamo di Chad Nichols, parliamo di Milos Sarchev, di Chris Aceto, di George Farah, Dennis James.
mettono come i due papabili secondi, Caspita. ovviamente se arrivano al loro top forma. Ma tutti devono arrivare alla Ma sì, forma, all'Olimpia ci arrivano tutti. cioè, beh, bisogna vedere, ok? Non è detto, qualcuno, avendo fatto 2000 gare, Beh, ma loro un non po' come interessa. Blest, lui cacchio ha fatto 200 gare, è ovvio che magari adesso, povero Cristo, è un po' più appannato di Certo. come era sul palco magari 15 giorni fa, no? Questo bisogna onore al merito che hanno fatto tutte queste gare, però. C'è gente che non è mai salita sul palco dell'Olimpia, quindi come prima Assolutamente. Poi c'è volta anche, diamogli esatto. il tempo, ok? Geneticamente sono dei fenomeni, ma Sì, ancora però immaturi. la storia insegna che non è che appena vai alla prima gara vinci il Esatto. Mister Olimpia, cioè Guarda Remy, quando è arrivato nessuno lo non, cagava, cioè esatto. Ci sono nessuno. anche tante altre cose da Intanto vedere. Rocco cerca di mangiarmi tutto quello che può Tutto, mangiare. mangia tutto, è Amore una cosa mio, pazzesca. Sopino. Fai bravo. Ecco, bravo, mangia un po' la mia mano. E quindi insomma, la difficoltà è un po' questa. Beh, poi c'è Bonac. Beh, ma lui è sempre nei top 5, Sempre nel top 5, ha vinto, appena vinto l'Arnold Classic, quindi comunque eh? Beh, è un bel atleta cioè, lui, se va in forma. super atleta. Se va in forma. Però anche lui non è quel freak pazzesco che magari vogliono le Olimpie. Vogliono loro, esatto. Cioè, di fianco a un Remy al top forma, le gambe di Bonac non sono ancora a livello di quelle di Remy. Sì, Cioè, diciamo ragazzi. che tutti negli Olimpia passati, lasciamo stare prima negli anni 70-80, però le dimensioni contano, Cavolo, purtroppo contano anche le all'Olimpia dimensioni. contano Contano, tanto, contano. cioè, e le proporzioni, quello che è un po', no, è il bodybuilding, ragazzi, quello che noi cerchiamo di insegnare quando alleniamo gli atleti o le Certo. persone. Allora, il bodybuilding non è tanto il caricone, quanto sono forte, è il creare l'illusione della perfezione, no? Chi di più sul palco spicca e riesce anche a coprire magari quei difetti che strutturali o di preparazione col posing. Quindi lì è un po' quell'illusione lì. Esatto, anche posare conta. Sì, però nelle rilassate, vabbè, diciamo che quando fanno le obbligatorie, se non sai posare, perdi, secondo me perdi anche punti. Esatto. E qualcuno insomma non è che posa al Infatti. 200%. Beh, poi Blessing l'abbiamo appena detto. Charles E io Griffin. questo Griffin l'ho visto l'altra volta, va molto preparato, però secondo me è una struttura un po' strana. Poi c'è Hassan Mustafa, un'altra roba Sì, pazzesca, però se lo però guardi non è che è bellissimo, è il mio parere. sì, non è strutturalmente c'è qualcosa che non è tanto No. quanto gli altri, probabilmente. A livello proprio di densità muscolare, rotondità, bellissimo, però poi è ovvio che sul palco devi Devi spiccare. vederlo di fianco agli altri, secondo me. Esatto. Beh, poi c'è I famosi. sì, di famosi, vabbè, Derek Lunsford, questo è un altro Ecco, papabile. io sì, Mister Olimpia, ecco. No, Mister Olimpia no, ma secondo, terzo, beh, top 6 sicuro. Sì. Ragazzi, ha fatto un progresso che A me piace. anche a A me fa me, morire. secondo me non Forse gli è uno manca degli atleti niente. più È belli. più Sì, completo. forse per me è uno dei più belli, dei nuovi, Sì. diciamo, sul palco dell'Olimpia. Perché è bello, È è completo, non gli manca rotondo, niente. sì, ha queste densità, ha questo petto Queste linee, striato, bello, bello, linee, sì. beh, bello. E quindi anche lui, attenzione. Beh, questo potrebbe essere un secondo Questo posto, potrebbe essere, sì, per secondo, terzo. me. Poi c'è, beh, Brandao è un altro che secondo me quest'anno difficilmente arriverà nel top 6, ma ha un potenziale Madonna, se altissimo. mette su carne su quella struttura lì Eh è un sì, fenomeno, proprio bello. esatto. Beh, poi c'è Criso. Allora, bella atleta per l'amor di Dio, però è ancora immaturo. Nel frontale Pazzesco. e nel back qualche pecca da migliorare. Sì. Quindi
un annetto o due potrebbe diventare un altro. Se migliora la schiena, sì, perché c'ha la frontale, bicipiti, ma non pazzesco. Sì, sì, delle braccia che sono impressionanti e delle gambe della Madonna. Sì, sì, sì. Cioè, è bello, però come si dice, è un po'... acerbo, certo, ci vuole come... maturità. Sì, sì, sì. Beh, poi vabbè, ce ne sono tanti altri. Diciamo qualcuno di casa ce l'abbiamo. Sì, abbiamo allora, Andrea Presti, che si è qualificato ovviamente normalmente. Ahia, scusate. E Muzzi, che si è appena qualificato con i punti. Dove li mettiamo? Dove li mettiamo? Allora, non lo so dove metterli, sinceramente. A me Andrea Presti piace molto, ma secondo me ancora le gambe non sono al pari della sua parte superiore. Sì, che è sopra è bello, proprio bello. Sopra è bellissimo, però anche lì secondo me ci vuole un attimo di calma, di tempo, per portare tutto, cioè, in proporzione. In proporzione. Vabbè, Muzzi non lo so. Muzzi, non so dove vabbè. Metterlo. Allora, diciamo che secondo me dopo, però, dopo il quindicesimo posto sono tutti uguali merito. Cioè, dopo il quindicesimo sono tutti sedicesimi. Frega più niente dei punti, no? Di quanto hai fatto. Muzzi bisogna, è la prima esperienza. Esatto. Bisogna vedere. Già, chapeau. Esatto. Anche perché si è sparato quante gare. Ah sì, per arrivare fino lì, assolutamente. Cioè, è ovvio che anche lì sali sul palco, perché lo dico, non so come metterlo, perché, cioè ragazzi, noi sappiamo cosa vuol dire fare gare una dietro l'altra, di quei livelli lì, certe preparazioni, il fisico, ragazzi. Dopo un po'. Cioè, quando gliela fa più, non gliela fa più, c'è l'effetto rebound. Ti dice col cazzo che io mi rimetto in forma. No, vabbè, diciamo che arrivare già, adesso, a mio parere personale, arrivare nei primi 15 è già un successo. Oh, la Madonna. È già un successo incredibile. Assolutamente sì. Anche perché alla visto, prima edizione, alla con prima edizione, questo, 36 atleti. Con 36 atleti, ragazzi, è facile che neanche ti notano. Cioè, perché poi la gente parla e dice cazzate. Ma intanto arriviamo assolutamente lì. Numero uno, arriviamo lì, abbiamo due portabandiera e teniamo su alto l'onore italiano, perché ragazzi, questi ragazzi qui si fanno un culo quadrato che altro che, ok. Però effettivamente quest'anno, cazzarola, sì. Poi dietro avevo segnato anche... Ma ce ne siamo dimenticati uno. Chi è? Brandon Curry, che nessuno se lo caga. Non abbiamo parlato di Brandon Curry. Parlo io di Brandon Curry. Allora, secondo me Brandon Curry, se dovesse portare in proporzione la parte inferiore con la parte superiore, bellissimo. È bellissimo, e lo vedo lo stesso anche lui nella top 5. Sì, assolutamente. Ce lo siamo scordati, ha vinto un'Olimpia, no. Poi non era nella miglior, non è stata la migliore edizione che niente, si dice, però ha sempre vinto un Mister. No, ha delle rotondità. Sembra una statuetta, esatto. Bellissimo. No, c'è, ovviamente sono state fatte un sacco di classifiche, no? Anche dai vari ex Mister Olimpia. Sì, ce n'è stata una che adesso vorrei leggere. Ce n'è stata una che io non ho capito molto. Ronnie Coleman. Adesso vediamo. Dovevano essere i top 10, la ma sono i top 8. E io non l'ho capita molto. Allora, number one, Walker. Primo. Secondo posto, Hunter Labrada. Ma Big Remy non l'ha messo dentro? Aspetta. Ah. Poi, terzo posto, c'è Blessing, che, vabbè, un bello, super atleta. Ma io non credo che possa essere ancora da terzo posto. Dov'è Remy? Non c'è. Poi Criso. Quindi 1, 2, 3, quarto posto Criso. Quinto posto Heidi Chopin. Sesto posto, evviva viva, Remy. Ma come? Ma sei sicura che l'ha messa a sesto? Sì, ha fatto uno short. Sì, sì, l'ho guardato. Li ho scritti tutti mentre lui diceva. Wow. Sì, sì. Poi Bonac e poi Andrew Jacket. Boh. Allora, io non l'ho capita. Cioè, ovviamente sono tutti 8 top 10, cioè questi non credo che
andranno fuori dai primi 10. No, assolutamente. Ma io una rimescolata gliela darei. Ma non lo so, Non so come mai ha fatto questa classifica. No, poi ne ho viste altre di classifiche in giro un pochettino più normali, nel senso che sì, sempre Big Remy al primo posto, poi allora arriviamo alla mia. Vai. Primo Big Remy, secondo come si chiama? Lunsford. Derek, e poi il terzo metterei personalmente Brandon Curry. Poi vediamo se mi sbaglio. Poi Chupan. Mm-hmm. Poi quinto, manca il quinto. Mm-hmm. Walker. Mm-hmm. E sesto la Brada. Mm-hmm. L'ho detto, Adesso poi controlliamo quando poi vediamo. Vabbè, vediamo. No, io invece... Non sei d'accordo? No, non è che non sono d'accordo. Ripeto, ragazzi, è improponibile fare una classifica. Però uno la può fare come ipotesi, così. Diciamo per... quello che ci piace di più vedendoli in fotografia. Allora, io parlo anche da un lato, diciamo, atletico mentale, no? Beh, Big Remy è una macchina da guerra, cioè parte, preparazioni, quello che deve fare si ammazza e fa. Numero uno, quindi, vince Remy, secondo me. Perché da quello che dicono, se è nella sua top forma, è imbattibile. Bisogna capire se va nella sua top forma. Okay. È 2 settimane prima dell'Olimpia, è ancora più in forma. C'è gente che sbaglia il giorno prima della gara. Ma siccome il bodybuilding è questo, cioè anche in un giorno basta sbagliare le cose, si fanno drammi. Finché non si è sul palco, non si sa. Esatto. Secondo, Walker. Perché... se le fotografie non sono ritoccate, sono vere, ragazzi. Cioè... Io non penso che abbia questa vita così stretta. Per me è più tubolare. Non lo so. Cioè, io dalle fotografie, ragazzi, cioè, è una roba è una roba pazzesca. Io non credo molto. Qualità, vita stretta, volume, cioè, c'è tutto. Però, come al solito... Un conto è la fotografia, un conto sul palco di fianco a un altro che strutturalmente magari è meglio. Ma certo, ma perché sicuramente... Perché non ha una struttura da... No, non ha una bellissima struttura lui. Infatti, quando lo metti di fianco ad altri che hanno una bella struttura, perde. Poi dopo con quelle masse che sono spaventose, cioè recupera. Copre un po' di pecche, esatto. Però a me, devo dire, da quello che vedo nelle fotografie e nei video, alcuni l'avevano confrontato un po' anche a Jay Cutler. Un qualcosa, sì. Diciamo che Jay Cutler aveva la vita ancora più larga. Jay Cutler, io me lo ricordo che l'abbiamo visto dal vivo, sono rimasta scioccata. Sembrava un frigorifero, era quadrato, cioè aveva talmente tanta densità. Ma io mi ricordo che c'erano due deltoidi che sembravano due pazzesco, due angurie. Era pazzesco, sì. E, beh, poi terzo posto, sai che. Forse Derek, probabilmente, perché anche a me piace tantissimo come atleta, proprio come linea, come struttura, mi piace moltissimo. Io lo metterei anche come primo, però in realtà so che tanto non ci arriva, quindi... No, è ancora troppo immaturo. Immaturo, sì. E quinto, io ci metterei un bel Andrew Jacket, perché... A mio parere, se non arriva nei primi tre, è perché non è in forma, né la top forma, ma potrebbe veramente fare. Tieni presente che questa gente non si è mai confrontato con i più forti. Esatto, lui, questa gente è la prima volta che si fa un video. Li vediamo al confronto, quando sono da soli e con gli altri che magari non sono a quel livello, sembrano dei fenomeni. Poi magari bisogna vedere dal vivo. Infatti. È tutto un po' invece quegli altri che diciamo di solito si sono già confrontati e sappiamo. Però questo Andrew non l'abbiamo mai visto assieme a questi. Poi metterei Bonac, perché comunque per me Bonac è un altro quarto quinto, via, ma anche terzo. Poi ripeto, allora questi sono i 5 che a me piacciono di più, rimescolatoli come volete va sempre bene, nel senso che a quel livello lì, ragazzi, cioè si tratta proprio di cercare e il cavillo, no? Cioè la piccola pecca, il piccolo difetto. Lì andiamo su delle robe che sono inumane, no? Neanche pensarle, perché
Cioè arrivi... C'è anche un po' di politica dietro lì comunque, secondo me. Senza un po', c'è tanta politica. Diciamo che Remy... Si è addormentato. Diciamo che Remy dovrebbe l'anno prossimo ritirarsi, quindi secondo me vince un po' anche per quello, ma non solo perché sei a top forma, ok? E basta. Sarebbe stato bello andare a vederlo dal vivo, perché quest'anno era veramente un massacro. Ma noi niente, abbiamo il piccolo qua, ovviamente non si può viaggiare, io non assolutamente non me la sento di abbandonarlo, e quindi ce lo vedremo dallo schermo televisivo. Infatti, o dal PC. Però insomma, ragazzi, dateci la vostra. Assolutamente, io penso che anche molti di loro, molte delle persone che ci ascoltano, abbiano loro una classifica. Mi piacerebbe che loro la scrivessero, tanto per avere un'idea. Interrompo un attimo, noi siamo arrivati a più di 10.000 iscritti, sì. Ragazzi, grazie. Grazie mille. Grazie, perché in 6 mesi, ragazzi... Infatti, cioè, ma sta crescendo ancora. Stiamo battendo tanti record, quindi... grazie, continuate così. E, sì, vogliamo la vostra opinione, perché cioè, diventa divertente un confronto anche certo. Con voi. E perché? Cioè, dateci una motivazione, perché quello, secondo voi, diventa primo, secondo... I primi cinque, bastano i primi cinque. Sì, i primi cinque. Una mini classifica dei primi cinque. Ricordatevi che in finale vanno i primi 10. Cioè, 36 non li vedrete sul palco in 36, eh? No, a meno che non si vanno a vedere la 36, gara, poverini, la metà, no, più della metà, non se li cagano poveri, neanche. Poveri cristi, 26 persone neanche cagate di striscio. Cosa funziona così, ragazzi? Si fa da contorno. Quest'anno tutti lo diciamo, cioè... Sono paganti ovviamente gli atleti che salgono sul palco dell'Olimpia, solo i primi 10 sono sponsorizzati, esatto. Quindi anche lì dici, ragazzi, sono qualificato per l'Olimpia, mi devo pure pagare tutto, vabbè. Infatti cioè, mi sembra che un atleta italiano che l'altro giorno ho letto un post che diceva che non va all'Olimpia perché non ha lo sponsor. Ragazzi, sono tanti soldi. Tra l'altro un bel atleta, è un classico, e non è giusto fare il nome, però... Sono tanti soldi, cioè almeno... Ne volete 36 perché li fate qualificare 36 e li beh, però scusa se mi permetto dico una cosa, però sai, in seguito a una vita questa gara qua, cioè fai un sacrificio, trova... vendo anche la mamma, ragazzi, cioè, io vendo anche la mamma, non e poi vi manca lo sponsor, vabbè, certo. Però visto che vi siete fatti un culo così tutta una vita, fatevi questo, un mutuo per andare su all'Olimpia, per dire questo sicuro, e c'è gente che ha fatto, lo fa anche per fare le gare regionali, c'è gente, ragazzi, no, che si vende qualunque cosa pur di realizzare un sogno, no? Però io dico, siamo ai livelli dell'Olimpia, tu mi fai arrivare 36 atleti, quei 36 atleti li sponsorizzi. Ma sì, ma esatto. Cazzo, scusate, con tutti i soldi che guadagni della no. No, è perché della vendita dei biglietti, esatto. E come al solito dobbiamo fare le cose a metà, però... Critiche a parte, manca poco. Manca poco, facciamo gli auguri a tutti gli italiani. No, gli auguri. No, crepi il lupo, in culo la balena. In bocca la balena. In culo la balena. In non bocca so neanche se ce l'ha. In bocca al lupo. In bocca al lupo. E rotopino, in bocca al lupo. Tanto. E, vediamo, io magari facciamo... che poi di settimana in settimana cambia tutto, perché poi li vedi e dici Madonna, quello come è diventato, quell'altro cosa fa. E adesso queste due settimane sono i piccoli dettagli e si comincia vedere la forma. Divertente. Poi adesso magari alcuni proprio spariscono, non si fanno neanche più vedere. Giustamente. Perché così almeno non... Si isolano un po' e riescono a concentrarsi meglio. E non mettono neanche foto, perché così almeno lasciano il dubbio. Ormai le foto. Ormai dici che... Ormai siamo diventati malati di foto, ragazzi. Vabbè.
Ma è giusto che sia anche così, cioè i fans vogliono questo, no? Cioè, bisogna nutrire un Beh, po' però si è il persa la pubblico. sorpresa di una volta. A me piaceva di più una volta, perché Ma quando una volta arrivavi lì. non è che si è persa, non c'era niente, non Eh si no, però, poteva, sì, non c'era internet ma quando allora. vedevi le gare, andavi lì e vedevi l'atleta. Adesso lo Certo. sai, un anno prima, come sono in forma, non c'è neanche più il gusto. Sì, però poi sappiamo bene che le foto non sono mai Sì, reali. però quando li vedevi, quando te li Sul vedevi lì, che palco. dice, oh, la Madonna, cioè, Beh, adesso li vedi già prima, quando abbiamo visto la Romicolo sorpresa la prima manca. volta, Madonna, cioè dal vivo è una roba, e in foto, in video è tutta un'altra roba, cioè quindi. Ronnie era un fumetto della Marvel, Sì, cioè vabbè. fuori da ogni Un un extraterrestre, un po' extraterrestre. come Big Remy adesso. Ci sono quei Ti piace fenomeni. Big Remy, No, a me personalmente, devo dire la verità, a me non piace, mai piaciuto il fisico del freak. A me piacciono molto di più i Bonac, cioè quelle strutture che non hanno pec, che sembrano un po' delle statuette, belli rotondi, beh, completi. Ma a me, anche Coleman per me è stato il top atleta del. Ma non è per me Non era il Flex tuo. Wheeler tutta la vita, per dire, no? Un Flex e un Coleman, ovvio che vinceva Coleman, ma per me era più bello Flex. Assolutamente. Per dire no, come piacciono fisicamente a me, quindi. Ma non faccio il giudice. E quindi vedremo. Ragazzi, qui il bambino è stanco, dorme. Si è Madonna, addormentato, meno male, oddio, che va giù la testa, perché spasso continua nervi. a mangiare E tutto. cioè adesso comincia la smania dei dentini qui. Si attacca a qualunque cosa. E infatti, allora, Termosifoni. di tutto. Di tutto, ragazzi, continuate a mettere ovviamente likes, iscrivetevi come state facendo perché continuiamo ad andare Cliccate la su campanellina, a fate manetta, cliccate la campanella così ogni volta che i esce commenti che il volete. video siete informati, commentate quello che volete e prossimo video faremo l'SS Natale, per cui preparatevi. Se ancora non avete visto il nostro video precedente a questo, andate a vederlo e scrivete nei commenti quello che vorreste chiederci e noi vi rispondiamo Esatto. poi nel video che sarà pubblicato a breve. Ragazzi, buona serata, buona giornata se lo vedete di mattina, buon tutto, baci e abbracci, Buona giornata e buona saluti serata e buona e mattinata. Ciao a noi tutti. vi salutiamo Rocco perché lui non può salutarvi No, che sta dorme. che dorme. Ciao Ciao ciao! ciao.